Finalmente è arrivata l'estate e questo per noi horror nerds significa solo una cosa: shark movie! Perché il nostro sottogenere preferito, l'estate, vuol dire mare. Mare vuol dire bagno, bagno al mare vuol dire morte. E dovreste saperlo, ci sono letteralmente centinaia di film con animali di vario tipo che mietono vittime in acqua, dai coccodrilli alle anaconde, passando per i piranha fino alle mutazioni ibride di cose che non vogliamo sapere. E per gli squali? Fidatevi, anche per gli squali ci sono abbastanza film da riempire l'oceano. Il problema è che 9 volte su 10 sono inguardabili. Voglio dire, entrate in una videoteca e vi trovate letteralmente sepolti da cose come Redwater, Shark Zone, Shark Attack, Shark Attack 2, Shark Attack 3, tutta la roba prodotta dall'Asylum o da Roger Corman, come Sharktopus, Sharktopus vs Pteracuda, Sharktopus vs Whale Wolf, Mega Shark vs Giant Octopus, Mega Shark vs Crocosaurus, Mega Shark vs Colossus, Mega Shark vs Mecha Shark, Dino Shark, Dino Shark vs Dino Croc, Piranha Shark. Poi si prendono di mira i paesi: Jersey Shore Shark Attack, Malibu Shark Attack, Shark in Venice, Psycho Shark, che sarebbe Japan Shark, fino a cose come Frenzy, Shark Hunter, Monster Shark, che sarebbe Shark rosso nell'oceano, ma anche Super Shark, Blue Demon, Dark Waters, Dark Tide, Shark Week, Spring Break Shark Attack, Summer Shark Attack, e ancora Raging Sharks, Snow Sharks, Ice Sharks, Sand Shark, Swamp Shark, Ghost Shark, Shark Exorcist, Raiders of the Lost Shark, Zombie Shark, Toxic Shark, Atomic Shark, Empire of the Sharks, Planet of the Sharks, Robo Sharks, Sharkenstein, Sky Sharks, House Sharks, vabbè dai, avete capito. C'è bisogno che vada avanti? Di conseguenza, ecco i miei 10 titoli preferiti, tutti da gustare in queste calde estate. Siete pronti? E allora tuffiamoci. Numero 10, Sharknado, la saga. E niente, è impossibile non farci caso e non inserirla nella classifica. Volevo metterci qualcos'altro come, che so, Shark Knight di David Ellis o Dark Tide con Halle Berry, e invece dovevo far posto a sta cosa. Perché, che piaccia o no, Sharknado, o Sharknado come si pronuncia, si è guadagnato il suo posto nel trash. L'idea era semplice e folle, quella di sparare in TV sul canale Sci-Fi un film che mettesse insieme tornadi e squali. Nel cast, due sfigati dimenticati come Ian Ziering di Beverly Hills e Tara Reid di American Pie. E chi se lo aspettava? Sono arrivati ad una saga di ben 6 capitoli, del quale nonostante siano pessimi, sono arrivato persino a prendere il cofanetto in DVD. E non si sa bene il perché. Perché trash, perché trendy, è mainstream, non lo so nemmeno io. L'unico ricordo che avrò di questa roba sono le motoseghe usate sugli squali e la pioggia di guest star che vi hanno partecipato. Sì, perché in tutto il corso dei capitoli potreste scorgere le facce di Kurt Angle, Vivica Fox, Frankie Muniz, David Hasselhoff, Bo Derek, Lou Ferrigno, Lorenzo Lamas, Gary Busey, Steve Guttenberg, Lloyd Kaufman, Carolyn Williams, Danny Egger, Corey Taylor, David Naughton, Tony Hawk, Dolph Lundgren e chissà quanti altri. Numero 9. L'ultimo squalo. Noi italiani eravamo bravissimi a fare rip-off. E il maestro Enzo Castellari è sicuramente uno dei registi più cazzuti di sempre. Pensate a Fuga dal Bronx e 1990 I Guerrieri del Bronx, giusto per dirne un paio. Ecco, lo squalo non poteva passare inosservato. Ci ha provato anche Bruno Mattei con Cruel Joes, ma il film di Castellari è decisamente più bello. Perché? Perché è Castellari style. Significa una regia padrona della scena, con tantissimi slow motion, ma mai nessuno per caso. Significa avere le musiche di Guido e Maurizio De Angelis. E poi chi se ne frega se oggi quando lo squalo esce dall'acqua sembra un pupazzone senza vita. All'epoca funzionava a meraviglia, tanto che la Universal, per paura, ritirò il film in America con l'accusa di plagio, perché a volte Italy is better. Numero 8. Two-Headed Shark Attack. Ragazzi, fidatevi, anche questo è un prodotto dell'Asylum, ma secondo me è anche superiore a Sharknado. La trama è tutta nel titolo e nella tagline. Un corpo, due teste, 6.000 denti. Nell'isoletta dove finiscono i teenager protagonisti c'è posto per tutto, dalle battute idiote alle tette al vento, ma non manca nemmeno il sangue quando si fa vivo lo squalo a due teste, vittima ovviamente di una mutazione genetica. A bordo della barca c'è persino Carmen Electra, ma la vera protagonista è Brooke Hogan, figlia ovviamente del wrestler Hulk Hogan. Pensate che ci sono persino dei sequel, dove ovviamente aumenta il numero delle teste, che arrivano fino a 6. Nulla di importante da segnalare, a parte che nel terzo c'è anche Danny Trejo, in una piccola parte nella seconda metà del film, dove ovviamente per combattere il mostro usa un machete. Tra parentesi, detto fra noi, quanto sono fighe le locandine giapponesi?
Numero 7. The Meg, ovvero Shark e il primo squalo. Il tormentone della scorsa estate, tratto da un libro, proprio come lo squalo, ma su una base più divertente, visto che tratta di un megalodonte, uno squalo preistorico che esce da una crepa sul fondo dell'oceano, dove a quanto pare non tutto si è estinto. Coproduzione tra America e Cina, dal budget astronomico, perché qualcosa come 150 milioni di dollari per una cazzatona del genere vuol dire volersi male, senza contare il cast ricco di star, come la Ling Bing Bing di Resident Evil Retribution, Ruby Rose, che vedremo presto nella serie di Batwoman, Rainn Wilson, l'uomo pesce dalla Casa dei Mille Corpi, e Jason Statham, per prendere a calci il pescione fuori misura. Ah, e comunque non è la prima volta che un megalodonte arriva su schermo. Pensate a Shark Attack 3, da noi uscito in DVD con il titolo Shark. E non servono neanche i costosi effetti speciali, visto che qui gli squali sono tutti veri, ma semplicemente rimpiccioliti o ingigantiti con qualche semplice software a seconda dell'esigenza dell'inquadratura. Mica male! Numero 6. 47 metri. Una ragazza viene piantata dal boyfriend perché è noiosa, e l'amica la spinge a venire con lei a fare le immersioni in gabbia per vedere gli squali. E questa accetta pure! Come sempre qualcosa va storto, e le due capiscono che era meglio optare per pizza e Netflix, specialmente quando finiscono nel fondo dell'oceano incastrate nella gabbia con poco ossigeno e gli squali che si leccano e... No, niente, non hanno i baffi. Ansiogeno quanto basta, brave le ragazze, tra cui la Claire Holt di Vampire Diaries, e persino una citazione da The Descent, con il finto finale. Incredibile la somiglianza con la trama di Open Water 3, sempre del 2017, dove però è tutto ricostruito tramite i video di una scheda SD trovata in una videocamera. Insomma, una specie di versione mockumentary, ecco. Tra i due, comunque, è decisamente meglio 47 metri, anche perché la saga di Open Water vuole essere più drammatica, mentre a noi interessa vedere anche gli squali. Numero 5. Shark 3D, detto anche Bait 3D. E niente, questo piace solo a me. Scritto e prodotto da Russell Mulcahy, il regista di Highlander, che in principio doveva anche dirigerlo, ma purtroppo aveva da fare con la serie di Teen Wolf, che non è nemmeno malvagia per quel poco che ho visto. La trama è decisamente impossibile. Ci sono delle persone parecchio sfortunate che mentre fanno la spesa in un supermercato finiscono prima nel mezzo di una rapina, poi coinvolti in un allagamento totale per via di uno tsunami e infine diventano prede per un paio di squali a passeggio nelle corsie. Pensavate che la vostra giornata era sfortunata? Fidatevi, a questi va molto peggio. È una stronzata che vuole essere seria, ma io la trovo parecchio divertente. Un paio di scene splatter e la bella Sharni Winson di You Are Next. Numero 4. Lo squalo 2. Eh sì, un sequel. Perché la saga dello squalo conta di 4 film, e nonostante il quarto sia proprio pessimo, e il terzo un trascione di intrattenimento, non ho proprio nulla da dire sul secondo. Un sequel impossibile da non amare, visto che presenta innesti da slasher movie, con tanto di teenager al largo che saranno vittima del mostro di turno, questo giro più mostruoso che mai, anche per via della mezza faccia ustionata alla Freddy Krueger. L'eroe è nuovamente Brody, e le scene cult non mancano. Una su tutte è quella dell'elicottero, citata in tantissimi monster movie. A proposito, l'avete riconosciuto Kit Gordon, ovvero Arnie Cunningham di Christine la macchina infernale? Numero 3. Paradise Beach, detto anche The Shallows. Visto al cinema, convinto che ne sarei uscito più che soddisfatto, e così è stato. La bella Blake Lively, che nella vita reale è la moglie di Ryan Reynolds, torna sulla spiaggia super segreta dove faceva surf con la mamma. Purtroppo però, per una serie di sfighe, finisce per rimanere bloccata per tutto il film sugli scogli con un morso di squalo alla gamba. Unico amico? Steven Seagal, che però è un gabbiano. Un survival movie più che decente, diretto da Jean Colette Serra, già regista del validissimo remake della Maschera di Cera, oltre che dell'ottimo Orphan. Unica pecca, se proprio vogliamo trovarla, il confronto finale con lo squalo, dove le leggi della fisica sembrano in vacanza. Ed è un peccato, perché nonostante lo squalo sia creato al 100% in computer graphic, la spiaggia era vera. E girarci era una gran fatica, visto che la crew era ristretta e doveva fare attenzione a non sporcare nulla. Ma ricreare tutto in uno studio con uno schermo verde nell'ultimo atto è come se si perdesse un personaggio del film. Numero 2. Blu profondo. Da Rennie Harlin, il regista di Nightmare 4, Prison, Cliffhanger e Die Hard 2, una delle mie guilty pleasure preferite. Quando vidi Blu profondo avevo 12 anni e non mi aspettavo nulla la prima volta, eppure mi ci ero divertito un casino. Anni dopo, il risultato non è cambiato. Sulla trama che si cerca la cura per Alzheimer sperimentando sugli squali, alla fine ci si può anche sorvolare sopra. A noi interessa tutto il resto. Squali super intelligenti che cacciano in una prigione subacquea Samuel L. Jackson e Thomas Jane. Cosa volere di più? Musiche epiche, tanto orchestrali quanto frenetiche. Effetti speciali che mescolano CG e animatronici. Grandi set al chiuso e persino qualche esplosione. Riguardatelo.
È uscito recentemente anche un sequel direct to video, che stranamente, invece che continuare la storia, ripercorre la stessa identica trama, con le stesse scene, ma con molti meno soldi. Non è che sia brutto, però non ho capito bene a cosa serve. Numero 1. Lo squalo. C'è veramente poco da fare. Dal 1975 in avanti, nessuno è mai più entrato in acqua senza pensare almeno una volta al film di Spielberg. Tratto dal libro di Peter Benchley, sembrava perfetto per un film da drive-in. In fondo Steven Spielberg voleva solo fare un dignitoso B-movie, con la classica cittadina terrorizzata dal mostro di turno, ma non è stato capace, ha esagerato, l'ha fatto troppo bene. Ha tirato fuori un maledetto capolavoro. Un cast semplicemente perfetto. Clint, Quint e Hooper non si dimenticano. Come è indelebile la scena dove si confrontano le cicatrici, o il primo attacco dello squalo. E questo grazie alla regia perfetta, ma soprattutto alle prove impeccabili di Richard Dreyfuss e Roy Schneider. Ecco, lo squalo invece, sul set soprannominato Bruce, come l'avvocato di Spielberg, oggi potrebbe mostrare un minimo di gommosità extra, specialmente a rivederlo in Blu-ray. Eppure vi assicuro che non ci penserete più di tanto, perché il film è una mistura talmente perfetta che anche a visioni ripetute sarà sempre come la prima volta. Come il salto sulla sedia che fate sempre quando spunta la testa mozzata sott'acqua. E questa era la mia personalissima top 10, che forse non è perfetta, in quanto piccoli film anche a basso budget possono essere particolarmente divertenti. Basta trovare il coraggio di vederli. E voi? Avete qualche consiglio? Vi siete mai imbattuti in qualche film del genere? Fatelo sapere nei commenti e se vi è piaciuto il video, seguiteci pure e condividetelo.